Benvenuti a questa puntata speciale di Stanze Vaticane, una puntata speciale perché vi mostreremo un documento speciale, un'esclusiva di News Mediaset. Siamo stati in carcere a Opera dove abbiamo incontrato un uomo che nel 1990 partecipò a un delitto, quello del giudice Rosario Livatino. Abbiamo intervistato Gaetano Puzzangaro che quel giorno, quel 21 settembre del 1990, faceva parte del commando che uccise il giudice, il magistrato da tutti conosciuto come il giudice Ragazzino. Sentirete dalla viva voce di Puzzangaro quei momenti, il racconto di quei momenti, la sua storia. Ha riabbracciato la fede e oggi decide di parlare per la prima volta davanti a una telecamera per un motivo: per rendere omaggio al giudice Livatino, e poi ha preso una decisione molto importante, quella di testimoniare per la causa di beatificazione del giudice Rosario Livatino. Ascoltate l'intervista, ve la mostriamo, l'abbiamo registrata proprio qualche giorno fa al carcere di Opera. Ricordo che era l'estate del 1990, credo in agosto. Io non conoscevo neanche il magistrato. Ci dissero che era un giudice che contribuiva ad aiutare altre associazioni contro questo gruppo di giovani. E in più l'altra motivazione era quella di dare un segnale di forza. Personalmente ero all'oscuro di tutti i meccanismi che c'erano dietro e quindi, ahimè, ho contribuito a partecipare. Il termine stigia è un termine dato dai giornalisti del tempo. In realtà non c'era una denominazione di quella associazione. E tantomeno Stiglia, erano dei giovani, eravamo dei giovani che consumavano delle rapine in banca, quindi non era un'associazione strutturata nel vero senso del termine. Qual è l'ultimo ricordo che ha del giudice Rosario Livatino? Rivivo quel giorno sempre perché credo che la memoria abbia un significato molto importante in questa vicenda, quindi non smetto mai di coltivare questa memoria perché ritengo che non vada dimenticata. L'ultima immagine è: io ero alla guida della macchina e quindi quando ci siamo accostati alla sua c'è questo sguardo che si gira verso di noi. Ricordo che avevo una camicia bianca e un paio d'occhiali e ho questo viso ancora impresso oggi nella memoria e nella mente che mi porta sempre appresso. Quella mattina io speravo, ma proprio nel mio intimo, che non uscisse di casa e che non facesse quel tragitto, insomma, ecco. Mi sono reso conto che mi ero invilato in una situazione che non rappresentava quello che volevo fare nella vita realmente. Poi sono venuto a conoscenza anche della vita del dottor Livatino, di quello che era dell'uomo. E quindi oggi mi farei ammazzare sì e non farei assolutamente male agli altri perché non è giusto. Pensa di essere stato usato da qualcuno per compiere questo omicidio? Credo di sì. Erano altre persone che avevo la responsabilità della associazione, di questa nuova associazione di giovani, quindi, ma non per togliermi di responsabilità, perché le mie le ho riconosciute sempre,
anche prima di questo viaggio che sto facendo e di questa riflessione, li ho riconosciuti sempre. Era un meccanismo di inverno, di morte, quella non era vita. Ma la riflessione è avvenuta all'interno della mia piccola cella, per i rimorsi che mi stavo portando appresso, rimorsi, dolori, sensi di colpa, fallimento come vita. Si è pentito? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dottore, io non c'è giorno che non penso a quella scelta, non c'è giorno che non mi passa per la mente il magistrato, i suoi genitori, ma anche i miei, perché questa non è vita. E togliere la vita a una persona non è vita, non è giusto, non è, perché se qui c'entra un po' la fede, ma non solo la fede, fede è una questione di etica pure. Chi ha il diritto di togliere la vita a un'altra persona? Nessuno. Nessuno, Dio forse quando ci chiamerà. Quindi sono profondamente pentito di quello che è successo. Fin dai primi istanti, quando vedevo i suoi genitori in televisione, come figlio ho pensato anche ai miei genitori e, sostituendomi un po', mi sono reso conto del dramma che stavano vivendo la signora Rosalia Corbo e il signor Vincenzo. Mi hanno colpito molto perché non hanno mai espresso parole che andassero oltre, che potevano anche farlo da genitori, perché nessun genitore deve sopravvivere ai figli, e quindi questo modo composto di porsi mi hanno colpito, e quindi il mio primo pensiero era sempre quello di incontrarli per chiedergli scusa, per chiedergli scusa per aver partecipato a quel tragico evento. Ma forse la gioventù e forse la responsabilità reale in quel fatto mi ha un po' trattenuto, non ho avuto il coraggio di farlo, insomma, ecco. Oggi lo farei. Le capita di sognarlo il giudice Livatino? Mi capita di sognarlo spesso sul ciglio della strada, o che lui atterra e io torno per aiutarlo, forse si collega a quello che è successo prima. Lo prego sempre, lo prego quando vado a messa, lo prego. Ed è una... A me non piace molto ostentare queste cose private, perché credo che quando si ostenta a volte possono perdere di significato le cose. Però, considerato che mi sono imposto come dovere etico di ricordarlo sempre, lo dico per questo motivo. E quando vado in messa, ma quando mi capita anche nella stanza prima di dormire, gli dedico sempre un eterno riposo e
insieme ai miei più cari affetti che non ci sono più, ai miei più cari affetti che sono i miei genitori, lui, ma anche ai suoi che non ci sono più. Con gli anni ho letto che lui non ha voluto mai una scorta, perché se doveva morire, doveva morire solo da solo, senza coinvolgere gli altri. Quindi questo spirito, questo essere ligio al suo dovere, nonostante ci potesse essere questa eventualità di morire, lui ha continuato a fare il suo lavoro. Perché ha deciso di testimoniare per la causa di beatificazione di Livatino? Avendo fatto parte di quella sciagurata azione, io credo che glielo debbo per il termine ripagare non è esatto, ma almeno per darci questo riconoscimento, io debbo farlo anche se mi esporrò, anche se verrò giudicato, ma non mi interessa. Ho il dovere di farlo perché me lo sono imposto nel cammino che ho fatto da anni. Sono stato cresciuto in una famiglia di cattolici, ero scout, frequentavo la chiesa, poi durante l'adolescenza, intorno ai 19-20 anni, ho perso un po' la Trebison del faro e ho perso anche l'educazione, e per un attimo ho perso gli insegnamenti e l'educazione che mi avevano dato a casa. Quindi è stato un ritorno un po' a quella vita leggera. Ha influito maggiormente questo abbraccio alla fede, perché me l'ha suggerito lui in qualche modo, perché quando giudicava, ho letto mai con acrimonia, ma sotto la tutela di Dio sempre. La fede di Livatino quanto incide nella sua vita di tutti i giorni? Ha inciso perché è un esempio da seguire. Io credo che senza la fede, o senza la cultura se vogliamo, subentra il cinismo, subentra l'individualismo. Per lei è un santo Livatino? Io lo vedo così. Io lo vedo così, e se mi permette, per certi versi mi meraviglio ancora perché non si è giunti a un riconoscimento della Chiesa alla sua beatificazione, ma sono fatti, io non so i meccanismi. Oggi cosa si sente di dire a quei giovani che, come fece lei all'epoca, si avvicinano agli ambienti criminali? Purtroppo i giovani spesso sono vittime delle lusinghe. Io li considero mangiatori di vite, perché questo è. I giovani a volte non riescono a essere lungimiranti, non riescono a capire l'inverno che li aspetta. E quindi se c'è qualcuno grande, perché si ha bisogno dei giovani, perché sono più manipolabili. Spesso si usano delle lusinghe per accattivarsi la loro fiducia, tipo che sei rispettato, tipo che sei che avrai soldi, tipo che avrai un futuro nella vita. Tutto falso.
perché dal momento in cui non gli servi più, diventi carne da macello senza, diventi una cosa, diventi uno strumento da usare e poi buttare via. Quindi se hanno semplicemente la percezione che c'è qualcuno che li sta avvicinando per quello scopo, se ancora non sono completi come maturazioni che chiedono agli altri più grandi o e che dicono no assolutamente a questa vita assurda, a questa vita che non ha senso, insomma, ecco, perché rischi di perderti, rischi di perdere l'anima, rischi di perdere la vita, la tua gioventù, la tua leggerezza, rischi di perdere il futuro, rischi di perdere i tuoi familiari, i tuoi figli che dovrebbero nascere e che non nasceranno mai perché possibilmente sarai anche morto. Ecco, queste le parole di Gaetano Puzzangaro, lo ringraziamo per questa testimonianza, ma ringraziamo ovviamente chi lotta tutti i giorni contro la criminalità, un pensiero ovviamente ai familiari del giudice Livatino. Ringraziamo anche il carcere di Opera, la direzione del carcere di Opera, il Ministero della Giustizia che ci ha autorizzato anche per l'intervista. Ci fermiamo qui, buon proseguimento con tutti i programmi di TG Con 24.